Ci siamo? Ah, mi confermi? Finalmente ci siamo! Siamo in diretta. Vi facciamo entrare in casa nostra questa Sì, dai, sera. Bene, ci sei. bene. Buonasera. Allora, fateci un pollice su se ci sentite bene. Più che altro che è la prima volta che registriamo qua a casa. C'è il cane che gira. Mia, vieni a salutare, vieni qua. Il cane fitness, eccola qui la nostra polpetta, lei è mia. Dai, piano. Giù, giù, che poi si emoziona, fa la pipì. Allora, vediamo se... Ah, accendiamo il volume, aspetta. Vedete? Basta che metto la mano Dai, su, un e po' di inizia a cardio, muoversi. salta, dai. Non so se si vede, però. Allora, Basta, via, vai a cuccia. Dai. dai, adesso basta. Qua Vai a in cuccia. via Stelle per Vai a cuccia. sostenere. Devo capire cosa sono queste stelle. In via Stelle per sostenere questo creator. Allora, ciao a tutti. Allora, come abbiamo detto, non siamo in forma. Mannaggia. Ahimè, capita anche a noi, siamo umani, siamo umani. Ciabattine, tuta. Quindi abbiamo detto, dai, facciamo comunque una live, però la facciamo magari un pochino più parlata, più discorsiva, visto che ci sono molto spesso tanti dubbi, tante domande sull'allenamento. Quando facciamo allenamento abbiamo proprio solo 10 minuti all'inizio e non riusciamo. Comunque stiamo bene, Sì. tranquilli, L'unica cosa che potrebbe un po' di capitare è. Mi tosse. viene la crisi di tosse, Abbiamo le bottigliette d'acqua ahimè, si pronte. beve e via. Qualche linea di febbriciattola. Mary, ciao ragazzi, sono nuova. Per ora mi sono limitata a osservarvi. Ciao Vabbè, Mary, Mary. quando poi vuoi, noi siamo qua. Allora, dai, iniziamo magari. Allora, le domande sono tante, quindi iniziamo chiaramente a rispondere a quelle che ci sono state fatte in questi giorni. Poi, se qualcuna delle domande le Se faccia c'è tempo, sotto, se no se no risponderemo. rispondiamo poi. Sì, assolutamente. Intanto ci stanno salutando in tantissimi. Allora, cosa facciamo? Io ti leggo. Allora, sì, vabbè, le avevi preparate anche qua. Sì, io ti Volevo leggo le chiedere domande. innanzitutto se ci sentite Sì, bene, mi sento ok? E bene. la luce va bene? Sì, dai, è Perché abbastanza soft. lei è più Ma sul buio, io sono più. Io no, aumenterei la guarda, oh, luce. guarda, si vede Si vede bene. Allora, andiamo a vedere le domande che Non mi chiaramente. convince tanto questa penombra, però. Accendi se vuoi No, accendere. dai, dai. Allora, dove sono le domande? Te le avevo lasciate aperte prima. Ok. Vai nelle cartelle aperte. Vediamo un po' se. Scusate. Eccole qua, domande. Così ci siamo segnati anche proprio i nomi. Allora, abbiamo visto che più o meno c'era una domanda fatta da diverse persone, ad esempio da Silvana Forchignone, da Silvana Alfiero, Simona Petriglia, Manuela Salerno. Praticamente ci veniva chiesto se era possibile inserire nell'area Liberty anche allenamento solo braccia. Sarebbe bello da associare il martedì e il giovedì a un total body o gag. Silvana dice anche a me interessa fare braccia, Manuela un po' di braccia, spalle, dorsali, lombari. Cosa rispondiamo? Allora, innanzitutto le braccia sono già contemplate nell'allenamento, quindi non dobbiamo vederle come un allenamento da separare. Poi possiamo implementare, abbiamo anche fatto già delle dirette, Sì, nelle sezioni nelle live sezioni ci sono live, proprio degli allenamenti. però non si può, per esempio, fare il protocollo fast il lunedì e poi fare l'allenamento di braccia il martedì. Piuttosto si può fare il protocollo fast e già completo di suo, per carità. Se per esempio facciamo una Brazilian, allora posso andare a implementare con le braccia. Questo è un po' la tipologia. Comunque è sempre meglio stressare il fisico una volta sola, tutta insieme, e poi dargli il giorno di riposo. Esatto, Quindi considerate che il martedì e il giovedì, ad esempio, li utilizziamo più per fare cardio e magari una piccola tonificazione. dance, fitness, cioè devono diventare cose leggere proprio per la circolazione, per rimettere l'acido lattico in circolo, per riattivare, ma non per stressare ulteriormente, perché il corpo si dà per scontato che il giorno prima l'abbiamo stressato. Quindi sicuramente vogliamo mettere qualcosa Allora, nell'area sì, Liberty, in intervento per l'idea di braccia. implementare l'esercizio solo per le braccia
e quindi appena riusciamo inseriremo anche questa parte qua, ma non deve essere utilizzata come vi ho spiegato, cioè deve essere utilizzata come un surplus dopo il protocollo FAST, non mi ricordo più chi scriveva, mi sento ancora attivo, ancora voglia di fare qualcosa, ok, sono caldo, ho già fatto un allenamento total body, posso integrare. Esatto. Ma in quel giorno lì, non il giorno dopo. Giovedì, nel giorno di riposo. Perché esatto. Non vado poi a recuperare bene, partendo dal presupposto che il protocollo FAST già prevede un allenamento total body. Quando noi andiamo a fare il plank, non andiamo semplicemente ad allenare la parte bassa del corpo, andiamo anche proprio a utilizzare la parte alta, le braccia, le spalle, il petto. Quindi sono allenamenti che chiamano in causa tutta la fascia muscolare, tutti i muscoli. E di conseguenza o li alleniamo in quel momento lì, visto che sono già caldi e sono già pronti, o se no lasciamo stare. Comunque sì, dai, vi accontentiamo, vi faremo una piccola area solo braccia. Per me. Le domande e l'idea nasce proprio dal fatto, volevamo già farle, una serata dedicata alle domande, ai vostri punti di vista e ai vostri bisogni. Infatti abbiamo fatto anche comunque il sondaggio su Instagram per Capodanno per capire che cosa suggerivate, anche per prendere spunto e migliorare. Noi siamo qui, è ovvio che vogliamo dare il servizio nel migliore dei modi e a seconda delle proprie esigenze. Io parto dal presupposto che soddisfare il 100% delle persone lo ritengo impossibile, perché comunque sia abbiamo tutti la nostra mentalità, il nostro modo di vedere le cose e soprattutto nell'ambito del fitness abbiamo i nostri gusti, c'è chi vuole un gluteo più grande, uno più piccolo e chi gli piace una massa maggiore, minore. Mettere d'accordo tutti è difficile, infatti noi cerchiamo di trovare quell'equilibrio, e lo chiamo equilibrio naturale del corpo, e finisce lì, tra virgolette. Poi cosa cerchiamo di fare? Cerchiamo di ottenere degli allenamenti divertenti e dove comunque il tempo vola. Okay. Questo è un po' il senso. E a chi chiedeva l'allenamento mirato sui lombari? Anche lì, il discorso di fondo, l'esercizio mirato. Faccio un esempio, io posso prenderne, non so, posso raccontarvi, magari scriverò un libro prima o poi, tanto lo fanno tutti, ma vi posso raccontare tantissimi miei esperimenti. Io con un mio amico, che è il mio testimone di nozze, apro questa parentesi, in un periodo ci siamo detti, dai, tiriamo fuori sta tartaruga a tutti i costi, stiamo parlando di tanti anni fa, è che ogni volta ci mettavamo lì e gli dedicavamo 45 minuti solo all'addome, ok? Arrivavamo a toccare dai 1200 ai 1500 crunch, ok? Vi assicuro che ho più tartaruga adesso. Col cane che mi sta facendo il lavaggio. Via! Io vi assicuro che ho più tartaruga adesso e che ne faccio un quarto di quelli che facevo comunque in quel periodo lì, perché è strettamente correlato a due fattori. Uno, esercizio total body, che chiama in causa la parte metabolica del corpo, quindi andiamo a bruciare a 360 gradi, non esiste andare a tonificare solo l'addome. Però c'è da dire che, ad esempio, magari l'addome, fare un allenamento sull'addome specifico un po' più semplice, fare un allenamento solo sui dorsali diventa anche abbastanza noioso, ripetitivo. Ah, certo. Forse è meglio allenarlo in un total body, cioè un muscolo comunque un po' particolare. Assolutamente. E soprattutto il proprio discorso è questo. Beh, poi ci colleghiamo a questo discorso quando ci chiedevano. Ci sono altre domande simili. Collegate a questo. Sì, perfetto. Sì, ci ricolleghiamo dopo. Colleghiamo il discorso. Poi, Amina ha già praticamente risposto, che diceva: buongiorno Matteo, dopo il fast cosa posso aggiungere come allenamento, perché mi sento sempre quella voglia di continuare. Ecco fatto, questo è il classico esempio. Dopo il fast va bene. Quindi andate in area Liberty, prendete le varie tonificazioni del gruppo muscolare che vi interessa. Esatto. Ovviamente io ho fatto il protocollo fast. Il protocollo fast è l'allenamento migliore total body che potete trovare, in assoluto. Perché andiamo a lavorare, l'abbiamo già detto tantissime volte, andiamo a lavorare proprio sulla parte metabolica. Quindi andiamo a stimolare il metabolismo e andiamo a bruciare il più possibile i grassi. Anche dopo l'allenamento. Questo lo sappiamo, l'avete capito. Ora, quando implemento? Implemento subito dopo, perché il corpo è caldo, è attivo e vado a dare quel colpo in più lì dove mi interessa a me. Ognuno ha le proprie problematiche, quindi chi vuole l'addome, chi vuole il gluteo, chi vuole le braccia, esatto. Questo è un po' il senso.
Poi Jenny chiedeva, nel portale c'è un mondo da scoprire, ma come integrare tutto questo? Ognuno ha voglia di fare, ma bisogna anche capire bene come, altrimenti si possono fare errori che non vanno bene. Giustamente, certo. Jenny. Avevamo già detto in una diretta, mi sembra, di fare molta attenzione, perché bisogna tenere il filo conduttore, questo non va dimenticato. È tutto studiato in modo tale da essere... penso, spero, molto intuitivo, nel senso, tu parti, vai nell'area Liberty, per esempio, basta che prendi un video della prima categoria, poi vai a prendere un video della seconda, della terza e via di conseguenza. Se io prendo un video di tutto, ecco che ho fatto il mio total body e ho fatto il mio allenamento completo. Quindi, il discorso di fondo è proprio non andare qua e là. Ovvio che se innanzitutto ricevete subito un'email con le istruzioni, c'è anche il video in area Liberty che vi dice come appunto strutturare l'allenamento. Poi mi sembra che hai fatto anche un post un mesetto fa dove proprio spieghi che più che l'area Liberty è consigliato, cioè se non volete fare di testa vostra, voi seguite il protocollo FAST. Vi dice ogni giorno quello che dovete fare, quindi allenamento di tonificazione lunedì, mercoledì e venerdì, e lui consiglia ad esempio il mercoledì di se volete sostituire il fast, prendete una tonificazione dell'area premium, che può essere Power Tone o Pilates. Esatto, quindi il filo conduttore è quello, fast, il martedì e il giovedì fate del cardio, e una volta a settimana potete scegliere o con le live, che siano però live di total tonificazione. Body. Dovete cercare quelle dove facciamo il total body. Sì, non una live di dance fitness, ad esempio. Cioè, se lunedì, mercoledì la potete fare, ma poi la implementate con qualcos'altro, ovviamente. Se il lunedì, mercoledì e venerdì c'è tonificazione, se non volete fare il fast, avete tantissime cose da scegliere, purché siano tonificazione. Le live, poi ci sono le challenge, quindi la Summer Challenge, la Brazilian Butt Challenge, e come sapete per fare quelle dovete mettere in stand by il protocollo FAST, perché anche lì... Una ogni tanto serve a poco, quello è un percorso studiato dalla A alla Z, di conseguenza la dovete fare tutta, e soprattutto, questo io ci tengo molto a dirlo, che altro perché... La problematica di fondo è fare gli esercizi bene. Cioè, se io uno squat o un affondo lo faccio a metà e non lo completo bene, non posso dire poi dopo che ho fatto tutto bene. Questo è il senso. Quindi è lì che dovete, in coscienza vostra, capire se a livello di resistenza, a livello tecnico, siete riusciti a fare tutto, tutto. Non che ci siamo fermati a metà esercizio, non che ho recuperato, non che ho fatto un po' il furbo o la furba non andando giù tanto, cioè io devo creare i miei angoli di 90 gradi tutte le volte che mi muovo, almeno quello, e di conseguenza dovete valutare bene queste cose qua. Come fate l'esercizio cambia il livello dell'esercizio e il risultato, e ovviamente anche il risultato. Possiamo andare avanti? Allora, poi abbiamo Katia, Lodato. Ciao carissimi, come ben sapete sono ormai ferma da più di un mese. Mi piacerebbe avere consigli su come ristrutturare il mio allenamento dopo una così lunga pausa. Allora, qui possiamo, ci sei anche tu che ormai sei super tecnica, o portarla di nuovo indietro nel protocollo FAST, non magari proprio dall'inizio, ma farla riprendere una settimana prima dello scatto del secondo. Adesso dipende un attimino da in che situazione da che livello sei. In che livello è arrivata. Quindi... magari ti scriviamo in privato, ti rispondiamo in privato. Qui il discorso di fondo è valutare, testando cosa è rimasto della tua resistenza. Quindi si può fare una settimana e 10 giorni di area Liberty per ristimolare, oppure portare indietro il protocollo FAST e continuare dal protocollo FAST. Poi abbiamo Melania che dice aggiungere allenamenti più mirati per addome. Vabbè, diciamo che abbiamo fatto prima. Beh, in area Liberty ci sono 14-15 workout da 10 minuti l'uno, tutti sugli addominali, quindi quando uno vuole ammazzare l'addome... Cioè, area Liberty, sezione addominali e avete tutti gli allenamenti. Oppure abbiamo comunque anche fatto, se andate su menu lezioni live, ci sono tutte le dirette che abbiamo fatto, sia alta intensità che tonificazione, rivolte proprio all'addome. La parte addominale. Però... attenzione di non far solo quello. No, però cosa vogliamo fare? Ce l'hanno chiesto, abbiamo fatto un sondaggio su Instagram a fine dicembre. Quindi lo svegliamo già. La prossima challenge sarà pancia piatta, quindi abbiamo fatto quella sui glutei, la prossima, che chiaramente sarà compresa in tutti i pacchetti premium,
sarà sull'addome. Prossima sfida, addome. Okay. Andiamo proprio a distruggere la parte addominale. Comunque sia, anche lì ci sarà, io già metto le mani avanti, non si farà solo quello, perché sennò andiamo un po' a tralasciare tutto il discorso. Poi Simona Petriglia, mi piacerebbe trovare nell'area Liberty allenamento gambe e glutei con elastici e cavigliere. Avete già in mente di aggiungere questo tipo di allenamento? Grazie. Allora, qui noi ci siamo già guardati in faccia tempo fa, siamo un po' resti, ma forse la soluzione è creare una situazione parallela all'area Liberty, cioè una situazione un po' più avanzata. Un po' più avanzata, chiamarla area Liberty intermedia o area Liberty avanzata. Perché? Mettiamoci nei panni di uno appena iscritto. Va nell'area Liberty e si può comporre l'allenamento dalla A alla Z. Parte con un allenamento cavigliere, elastici o pesetti, ecco che subito gli abbiamo creato danni, perché il suo fisico non è pronto. E l'area Liberty ha delle direttive ben precise, ma comunque si parte sempre dal presupposto che si deve partire gradualmente. Quindi io, se vado direttamente a utilizzare, anche se sono piccoli attrezzi, degli attrezzi, e io parto da zero, ecco che vado a creare dei danni, che non è magari semplicemente l'acido lattico. Magari l'elastico tanto quanto, però ad esempio la cavigliera noi la introduciamo dal quarto livello fast. Quindi, dopo che uno si allena già da 3 mesi, allora, certo, anche perché qual è lo scopo ad esempio della cavigliera? Se facciamo un esercizio e magari all'inizio fatico con 30 ripetizioni, dopo 3 mesi... 30 non ne vedo neanche più. Dovrei farne 60, quindi per tenere sempre comunque il tempo di allenamento abbastanza contenuto, uso le cavigliere, però di solito è uno step che si fa successivamente. Ecco perché ad esempio le cavigliere non abbiamo neanche mai proposte in diretta, perché è meglio... Certo, perché comunque sia in diretta, vabbè, si parte dal presupposto che chi ha quelle cavigliere, probabilmente chi le ha a casa le usa, e quindi se dovessimo fare una diretta, sì. Magari quelle persone sono già preparate le cavigliere, ma tantissime non hanno le cavigliere a casa, e quindi diventa un po' più problematico. Però ad esempio, Simona, se tu pensi adesso, che ne so, fai un allenamento gambe e glutei dell'area Liberty e non fatichi, nessuno ti vieta di metterle, di aggiungere le cavigliere, questo è un po' il senso. Per quanto riguarda gli elastici, puoi andare nelle lezioni live, cioè la lezione che abbiamo fatto settimana scorsa, che tra l'altro è piaciuta molto, e poi lo svegliamo già, tanto vi arriverà poi la newsletter con tutta la programmazione di gennaio. Martedì 26 gennaio faremo una diretta con gli elastici, quindi preparatevi. Ah sì? Bene. Allora, dai, che volevo fare la battuta. Te l'ho anche scritto. Allora, sì, ma l'abbiamo parlato anche prima. Allora, il discorso è, noi implementiamo con gli attrezzi per andare a tenere sempre quel tempo di allenamento lì, principalmente. Quindi, abbiamo detto dai 30 ai 45 minuti di allenamento, per poter comunque andare a stressare la muscolatura a un corpo già allenato, devo implementare con degli attrezzi, chiamiamoli, anche se sono piccoli, non sono grandi. Poi vi rispondiamo anche a tutte le domande che sto vedendo qua sotto. Intanto finiamo quelle della scaletta. Allora, beh, qui Carmela, un po' come Katia, dice: Carmela Spirito, ciao, sono ferma da circa un mese per un problema alla caviglia. Ho completato il primo livello fast. Vorrei sapere da Matteo da dove posso riprendere il mio allenamento dopo questo lungo periodo di pausa. Vabbè, ha già fatto qualcosa, mi sembra, giusto? Sì, lei aveva fatto il primo livello. No, adesso, ultimamente, ha già completato. Sì, aveva fatto il primo livello fast, quindi anche lei, magari o ti portiamo un attimino indietro prima di partire con il secondo, oppure parti un po' gradualmente con area Liberty. Con area Liberty e poi parti dal tuo livello fast. Anche perché magari partire subito con 35 minuti di allenamento. Tasta bene la caviglia, esatto. Cioè mettila un attimino alla prova, controlla che non ti dia nessun tipo di problemi e poi andiamo via a ruota libera. Allora poi, Rossella Biancardino. Si potrebbero inserire esercizi a corpo libero per chi deve aumentare massa muscolare, non bodybuilding? Allora, qua il discorso di fondo è il non bodybuilding e tra virgolette, perché noi, andando a lavorare in maniera tra virgolette naturale, sfruttando principalmente il peso del corpo, la nostra ipertrofia muscolare è sempre correlata alla nostra struttura. Quindi più di tanto non si potrà andare oltre, questo è un po' il cerchiamo senso. Cerchiamo di rispettare quello che è, quello che è la fisionomia naturale. E di conseguenza dipende
cosa intendi? Cioè, se vuoi andare a avere un'ipertrofia maggiore, allora dobbiamo per forza utilizzare i pesi. Questo è. Questo, e non pesi, non si intende pesi, pesetti. I 2-3 kg. I 2-3 kg, neanche le cavigliere. Sì, per avere un'ipertrofia importante che vada al di fuori di quella che è la nostra fisionomia, servono chiaramente i pesi, la ghisa, è inutile nascondersi. Quindi, noi, tra l'altro, io lo saluto, ciao Gianluca. Gianluca Valentini, sì. Noi abbiamo già un progetto dove faremo dei video didattici, dove ci sarà un percorso, ci sarà un percorso dove ci saranno delle schede di allenamento per quelle persone che non vogliono, comunque tra virgolette non vogliono, ma che hanno la possibilità, oltre di allenarsi a casa, anche di andare in palestra, o persone che abbiano la palestra in casa, o persone livello di che hanno proprio attrezzi, esatto. Questo. Quindi ce l'abbiamo già nel progetto, sempre da inserire nel portale, quindi a disposizione. Però qui si parla di persone, principalmente, tra virgolette, gusti maschi, tendenzialmente vogliono un'ipertrofia maggiore, e poi ci sono, non nego che ci sono anche diverse donne che gli piace quella tipologia. Io personalmente, qui è semplice mio gusto, per me una donna deve essere naturale al 100%, e per me il naturale è un fisico asciutto, tonico, atletico, non ovviamente pompato. Questo è un po' il senso. Quindi, però sono gusti. Sono gusti. Quindi in questi allenamenti non si può avere un'ipertrofia esagerata. Sì, non... si tonifica, si asciuga, eccetera. Si magrisce, quindi dipende un attimo corpo atletico. Cosa intendi con aumentare la massa muscolare? Magari scrivicelo cosa intendi e nell'eventualità poi valuteremo. Sappi che è in progetto proprio delle schede personalizzate anche per chi ha l'attrezzatura a casa o gli piace comunque andare in palestra. E sempre Rossella Biancardino chiede, motivazione, mi sono resa conto che perdo entusiasmo nell'allenarmi da quando faccio il protocollo FAST e la motivazione credo che sia la ripetizione di 3 serie che mi scoraggiano e mi annoiano. Cosa posso fare per farmelo piacere di più? Preferisco molto di più intere lezioni dove gli esercizi cambiano sempre. Allora, qui vi ti dico in generale, per chi ha anche provato altre situazioni o altri portali o corsi in palestra, noi personalmente cerchiamo di strutturare gli allenamenti in maniera divertente e dinamica. Questo lo sappiamo, che o hai una passione, la passione è talmente grande che non ti passa neanche nell'antecamera del cervello il discorso di noia, ma quanti di noi sono veramente appassionati, questo è un po' il senso. O se no bisogna creare degli allenamenti dinamici dove comunque si va a cambiare esercizi, dove per esempio io gioco tanto con le parole, con il fatto che cerco di stimolarvi mentre vi parlo, mentre vi allenate, queste cose qua. Il problema di fondo è questo, che se io non vado comunque a stimolare bene quella parte muscolare lì, io non avrò i risultati. Faccio un esempio, cioè se io vado in palestra e vado ad allenare la parte dorsale, io mi appendo alla sbarra e farò 5 ripetizioni da 12 per ogni presa, ok? Quindi decido questa presa qua, io dall'età di 14 anni che frequento comunque le palestre, e sono comunque diversi anni e so come funziona, e proprio per questo motivo cerco di evitare determinati esercizi e tipologie di allenamento. Comunque se io scelgo questa presa, io farò 5 volte da 12 così, con il mio minuto, un minuto e mezzo, 2 minuti a seconda della mia capacità. Poi cambio presa, vado a presa a martello, poi vado a fare la presa rovesciata. 5, 10, 15, cioè avete capito che faccio mezz'ora, 40 minuti solo quello. Allora lì io vi posso dare ragione che ci stiamo, per chi non è appassionato, perché io non la sento questa cosa, ragazzi. Vado in palestra, mi alleno, so che ho bisogno di allenare una determinata fascia muscolare, la alleno, punto e basta, non guardo che mi sto annoiando, questo è certo. Ma, come ho detto prima, ci sta. E non si può assolutamente dire che il protocollo FAST è noioso, in quel senso lì, perché comunque è bello vario. E se mi state dietro, mi ascoltate mentre parlo e tutto, non si ha il tempo di annoiarsi. Premessa, il discorso di fondo è come mi approccio all'allenamento. Questo vale per qualsiasi tipologia di allenamento. È ovvio che se io oggi mi devo allenare e faccio così, oh, mamma mia, oggi mi devo allenare. Cioè,
qualsiasi cosa voi potete vedere nel video, non partiamo già col piede giusto, questo è un po' il senso. Cioè noi dobbiamo prima prepararci mentalmente, pensare a dove vogliamo arrivare e con la grinta, la mentalità giusta. Io, se non ho voglia di fare qualcosa, lasciamo stare la parte atletica, perché io lo faccio volentieri ovviamente, ma qualsiasi cosa, io chiudo gli occhi, faccio un bel respiro. Poi mezz'ora vola, dai ragazzi. Penso alle cose positive che mi darà quella situazione e penso già a come mi sentirò dopo che mi sono allenato. E quindi, mentre mi alleno, difficilmente mi viene quel discorso Comunque, cioè, dipende anche poi dagli obiettivi che avete. Cioè, se voi fate fitness per stare bene, per la vostra salute, per fare movimento, voi potete anche cambiare una lezione diversa ogni giorno. Cioè, una volta mi fate il power tone, una volta fate il dance fitness, una volta fate la live. Vabbè, quindi se una persona non ha particolarmente esigente, cioè è già in forma, vuole mantenersi. Esatto. Questo allora però sì. Se c'è ad esempio un'esigenza di dimagrimento, specialmente se è importante, l'allenamento migliore è l'allenamento brucia grassi, quindi in questo caso il protocollo fast. Non si può assolutamente evitare. Comunque la prassi è quella, ci sono sempre le tre serie in alta intensità con poco recupero, intervalli. Proprio perché andare a stimolare il metabolismo, questo l'avevamo già detto altre volte. E quello che potremmo fare, magari fare, ci stiamo pensando, dei video motivazionali, un qualcosa che magari dove vi guardate prima di iniziare l'allenamento per chi ha qualche minuto e vi concentrate, vi togliete il vostro focus. È proprio, credetemi, è a seconda di come scendete dal letto già al mattino, la giornata bene o male prende una direzione. Esatto. Quindi è proprio la volontà di fare. Noi dobbiamo partire da un presupposto che non ci alleniamo per avere semplicemente il corpo a posto, ma per essere in salute e stare bene mentalmente. Ecco perché io dico sempre deve diventare uno stile di vita. Non possiamo limitarlo semplicemente perché voglio la pancia piatta. Non è quello. Qui si tratta di organi interni, di polmoni. Cioè, si tratta di tutto il nostro organismo che si deve... lo dobbiamo tenere attivo proprio per essere atletico anche dentro, non semplicemente fuori. Poi c'era Anna che chiedeva dove sono le lezioni di Pilates. Allora facciamo così, almeno anche chi non ha visto il nostro portale. E io ti controllo da qua. Controlla se si vede. Allora, questo è come è strutturato il nostro portale. Dimmi. Guarda, se si vede. Ti faccio vedere in tempo reale. Quindi, no, ma ok, lo vedo. Allora, Anna. Basta. Okay. No, ma si vede. Se voi andate su fitness, ok, abbiamo le varie aree. Se noi andiamo su area premium, poi comunque ho visto che c'erano delle ragazze che avevano già risposto ad Anna nel post. Allora, cardio Pilates, clicchiamo dentro e vediamo che ci sono tantissime lezioni caricate. Voi scegliete quella che volete fare. Eccole qua. E ci sono tutte le lezioni di cardio Pilates, così come se torniamo indietro ci sono quelle di power tone, scusate, quelle di dance fitness e via dicendo. Quindi sempre da menu fitness si aprono area liberty, protocollo fast, le lezioni live, l'area premium, Brazilian Butt Challenge, Summer Challenge e poi le nuovissime masterclass. Quindi questo è il nostro bellissimo portale. Bene, 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 bene. Poi andiamo avanti con le domande. Claudia, spero di leggerlo bene, Guaita. Ciao Claudia. Allora, a me piacerebbe un breve video tutorial, o come si vuol chiamare, sulla respirazione, perché io non so che cavolo di respirazione faccio sotto sforzo. Bene, allora, quindi qui si parla delle basi, ovviamente non si dà per scontato nulla, ma ogni volta che noi andiamo a effettuare lo sforzo, tendenzialmente tutte le volte che noi sforziamo, dobbiamo espellere l'aria, cioè dobbiamo proprio espirare. Tutte le volte che andiamo a recuperare, andiamo a ispirare, nel senso, quando vado a distendere il muscolo, inspiro, quando vado a concentrare, eccentrica, espiro, ok? Concentrica e eccentrica. Questo, per esempio, adesso non so se si vede, se io dovessi fare uno squat, stessa cosa, inspiro, espiro, perché vado qui e lo sforzo maggiore quando salgo. Questo bene o male è la tipologia. Ovvio che ci sono anche degli esercizi abbastanza contorti, ma bene o male è sempre così. Vado a fare una distensione con il crunch, inspiro,
e espiro quando salgo e vado a comprimere l'addome. Prova magari a fare qualche lezione di Pilates. Nel Pilates, essendo molto più tranquillo, più lento, si capisce si molto sofferma molto sulla respirazione. Lo sottolineo un po' di più. Ovvio che in un protocollo fast, dove i tempi praticamente di recupero non ci sono tra un esercizio e l'altro, è già un po' difficile comunque spiegare bene il discorso della respirazione, ma nel Pilates sì, assolutamente. Poi abbiamo diversi utenti che hanno fatto più o meno la stessa domanda, sono Daniela Canale, Maria Pia Cimbali, Serenella Valazza e Palma Ferro. Allora, Daniela chiedeva che esercizi proponi per le culotte de cheval, Maria Pia e Serenella per ridurre il giro vita e un po' di pancia e Palma per dimagrire le cosce e i fianchi. Bene, quali sono gli esercizi più mirati? Abbiamo accennato anche un po' prima. Ripetiamolo. Allora, l'esercizio miracoloso per quella singola fascia muscolare non esiste. Non c'è. Cioè, mettiamoci l'anima in pace. Tutto quello che adesso io, per carità, poi se c'è chi propone delle cose del genere avrà i suoi motivi, ma se voi sentite addominali d'acciaio solo facendo addominali, no, quello che dicevo prima, non funziona assolutamente, ma è lo stesso vale per le gambe piuttosto che. È l'esercizio total body che va a stimolare tutto il corpo e noi andremo a guadagnare a livello di muscolo laddove viene richiesto ed è, non lo possiamo controllare, lo possiamo un po' andare a indirizzare la situazione, il lavoro, ma non possiamo modellare esattamente il corpo lì dove vogliamo, viene modellato tutto. Cioè, se migliora una parte muscolare, sicuramente ne è migliorata anche un'altra parte, non è il singolo muscolo. Cioè, non possiamo pensare di fare, se dobbiamo ridurre il giro vita, di fare soltanto tonificazione addominale, ma bisogna fare un allenamento mirato al dimagrimento, appunto come quello di cui parlavamo prima, come può essere il protocollo FAST, quindi un allenamento ad alta intensità. Vabbè, questo è un argomento che abbiamo affrontato nella masterclass di lunedì scorso, la differenza tra un allenamento mirato al dimagrimento e uno mirato alla tonificazione. Quindi prima si va a eliminare l'adipe e il grasso in eccesso, che può essere sulle cosce, che può essere nel giro vita, eccetera, e poi lo si va a colpire con la tonificazione, quindi tonificazione addominali, gambe e glutei, come può essere la Brazilian Butt Challenge. Però prima ci deve essere proprio un percorso, un allenamento studiato con delle combinazioni particolari, ben studiate, ovviamente. Caratteristiche di un allenamento ad alta intensità, come appunto il protocollo FAST. Esatto, e poi andare, che ne so, area liberty e fare il workout mirato su gambe, glutei, sull'addome. Chiaro, eccetera. Un esercizio, per carità, il plank. Cioè, il plank è un allenamento total body, che chiama in causa tutto il corpo. Voi provate, state lì 5 minuti a fare il plank, e quando vi dico 5 minuti, per carità, c'è chi resiste anche un minuto e mezzo e basta, o 30 secondi, ma voi provate a arrivare al vostro massimo nel plank, vi tirate su e poi mi dite quali muscoli hanno lavorato. Tutto il corpo è stato stressato, tutto, dalle spalle, le braccia, l'addome, le gambe. Capite che quelli sono gli esercizi top. Total body. E poi magari ci colleghiamo anche alla domanda di Grisorio Ettore: cominciare a mangiare un po' meno può aiutare? Certo, perché comunque sia, in tutto questo, se voi mi dite voglio dimagrire il giro vita, voglio togliere le culotte de cheval, e vi allenate, ma poi dopo l'allenamento, visto che vi siete allenati, mangiate magari quel qualcosina in più. C'è da fare una piccola precisazione. Quando io mi alleno, che stimolo il metabolismo, di conseguenza stimolo anche la fame. Cioè, il metabolismo brucia e io ho bisogno di integrare. Questo è un po' il senso. Ora, dipende con che cosa integriamo. Se integro con cibi, non cibi spazzatura, e ormai sappiamo quali sono, cioè, di tutti i tipi, e integro bene senza andare, a meno che non ho bisogno di, cioè, se non ho bisogno di dimagrire posso integrare al 100% quello che ho consumato. Cioè, ho bisogno di 2000 calorie giornaliere, mangio 2000 calorie calcolando anche quello che ho, il dispendio energetico. Invece, se ho bisogno di dimagrire, devo essere sempre in deficit. Ora, ci sono due modi: uno, mangiare meno; due, cercare di mangiare uguale bene, parlando sempre del presupposto bene, ma consumare quelle calorie, andare in deficit con l'allenamento. Quindi brucio di più, mi alleno, e quello che ho bruciato non lo vado a integrare col cibo, perché sennò sono sempre lì, sono sempre a zero. Poi considerate che per perdere mezzo chilo a settimana bisognerebbe andare in deficit calorico di 500 calorie al giorno,
che le togliamo con l'allenamento, che le togliamo con il cibo, ma devono essere 500 calorie in meno rispetto a quello a cui siamo abituati. E voi, ci sono magari delle persone che dopo un mese dicono: ah, ma io non ho perso niente. Però magari erano persone che nel giro degli anni, mese dopo mese, magari non facendo niente, andavano ad aumentare magari di 2-3 etti ogni mese. Magari quel mese lì invece hanno perso mezzo chilo. Ma è già un risultato se chiaramente non avete cambiato niente a livello alimentare. La media è quella, poi c'è chi può perdere di più, c'è chi perde anche di meno. No, poi c'è chi perde anche 3-4 kg in un mese, dipende poi da come ci si approccia. Io devo tagliare 500 calorie. Se mediamente in un allenamento, noi in ogni allenamento se ne consumano di più se è fatto bene, ma partiamo dal presupposto che mediamente un consumo, un dispendio calorico di un allenamento completo è di 250 calorie. Poi anche di più, dipende dal tipo di allenamento. Dipende dal tipo, dalla tipologia. Si arriva anche a 4-5. E anche come si allenano loro, certo. Ovviamente con quale intensità fanno l'allenamento. Però è molto più semplice togliere 250 calorie di cibo più 250 calorie di allenamento, pam, 500 calorie in meno. Piuttosto che tagliare 500 calorie nel cibo, quindi faccio la fame, oppure cercare di bruciare tutti i giorni 500 calorie solo con l'allenamento. Capite che andare a abbinare queste due cose è la soluzione migliore e meno stressante per il nostro corpo. Esatto. Poi cercate lo sgarro di concentrarlo una volta a settimana, perché è chiaro che dico: cavolo, ho fatto l'allenamento, guarda lì che belli indoor. Lo so perché mi succede. Mediamente un Pock & Coffee, un Lindor, un Raffaello, i baci Perugina. Ecco, mediamente vanno dai, andate a guardare, cercate le calorie nel cioccolatino, vanno dalle 50-60 calorie fino o anche quasi 100 calorie per un cioccolatino. Ne mangio uno al mattino, non alla sera, mi sono già bruciato un allenamento. Voi dovete capire che lo sgarro ci deve essere, per carità, perché assolutamente noi partiamo dal presupposto che bisogna vivere in pace, in serenità, senza sensi di colpa, in tutta tranquillità, ma non posso fare lo sgarro tutti i giorni, perché non ha più senso, va a vanificare tutto il lavoro. Poi, per carità, abbiamo 1-2 kg da perdere, va bene, però è chiaro che quando i chili iniziano a essere 5, 6, 10, 15, bisogna stringere i denti, perché dovete prendere, come dico sempre io, un impegno con voi stessi. Lo prendete anche con me, ma partendo dal presupposto che se fate tutto quello che vi dico, per forza di cose, si ottiene qualcosa. Si tratta di essere precisi con voi stessi. Cioè, se io faccio lo sgarro, ma sì, tanto poi mi alleno, va bene. Meglio che non allenarsi, ovviamente. Però se non facessi quello sgarro e in più mi alleno, meglio ancora. Questo poi, ricordiamo che ci sono i nuovissimi piani All Inclusive, li vedete sopra in descrizione, dove potete essere seguiti con un piano nutrizionale personalizzato con la nostra dottoressa Lucrezia Cirina. Quindi pacchetti da 3 mesi o da 6 mesi, tutto compreso. Accesso al portale, allenamento e controlli mensili con Lucrezia. Veramente è una tariffa vantaggiosissima. Noi ci siamo messi lì proprio cercando di riuscire a venire più incontro in maniera più possibile. E più di così penso che non si può. Perché poi qualsiasi altro nutrizionista... Se chiedete soltanto un piano nutrizionale di 3 mesi, vi chiedono come minimo 200 euro. Con 199 euro avete 3 mesi di percorso personalizzato più tutti gli allenamenti e il nostro portale. Allora, siamo quasi. Ilaria Cerino, ciao a tutti, il mio tallone d'Achille è la cervicale. A volte mi accorgo durante alcuni esercizi di irrigidire troppo il collo, che poi mi fa un po' male. Mi chiedevo se alcuni esercizi coinvolgono parti del nostro corpo di solito già malmesse. Meglio saltarli o farli comunque ma in maniera alternativa o un po' modificata? E in questo caso come? Grazie. Allora, qui il discorso di fondo è questo. Partiamo dal presupposto che non ci sono patologie, quindi ernie o cose varie. Sì, perché lì bisogna proprio fare. Ovviamente è un percorso diverso. Ma se semplicemente io sento dolore, stress, specialmente la parte cervicale, mentre mi alleno, lì è solo ed esclusivamente perché il muscolo non è allenato. Quindi, arrendersi perché si ha paura, perché lo capisco, ci siamo passati tutti, si ha paura di avere il dolore cervicale dopo, significa non sviluppare mai quella muscolatura lì e quindi avere sempre il problema. Quindi io non lo eviterei per come sono fatto io. Quindi piuttosto faccio fino a dove arrivo, pausa, continuo se rimane ancora tanto o tempo. Piuttosto, oppure che ne so, faccio il crunch,
quando faccio il crunch lo faccio fino a quando riesco, poi appoggio la testa e continuo con le gambe, trovo delle soluzioni, però bisogna anche andare a capire come si fa l'esercizio. Se voi vi concentrate, ovviamente la respirazione come abbiamo detto prima, mentre scendo inspiro, mentre salgo espiro, ma tutte le volte che salgo cerco di schiacciare il mento al petto, questo, ok, il più possibile, vado veramente vado ad aiutare tantissimo la cervicale, ok? Se tengo la testa mobile, mi muovo, non è bloccata, la tengo staccata dal petto, lì vado a stressarla in maniera scorretta e di conseguenza posso avere dei problemi. Quindi concentrarsi bene sull'esecuzione dell'esercizio. Principalmente il dolore cervicale viene quando vado a fare il crunch, quando vado a fare i classici movimenti dell'addome, quindi lì basta concentrarsi veramente mento schiacciato al petto e cerco di tenere il più possibile la posizione. E poi prova prova il Pilates, perché anch'io sono debole di cervicale, lo vedete nelle dirette. Però è già migliorata però tantissimo. Però sono migliorata, sì. Ovvio. Un altro esercizio è il plank. Quando sto tanto in plank, cosa succede? Se io non vado, guardate bene le mie spalle, se io non vado a spingere bene sul pavimento e vado a insaccare le spalle in questo modo, ecco che qui andrò a chiamare in causa la parte cervicale e di conseguenza stresso la parte cervicale. Ora, ma cosa succede qua? Quando mi accorgo di non farcela più, sto pian pianino arretrando con le spalle, smetto 10 secondi e riprendo, piuttosto di arrivare a cercare di arrivare al limite e alla fine dell'esercizio siamo tutti storti con lo stress sulla cervicale. Esatto. Poi abbiamo l'ultima domanda e andiamo a rispondere a quelle di stasera, con la Barbara Volakova. Io chiederei una cosa che non mi è tanto chiara, anche perché sono nuova e sto cercando di capire come funziona il tutto. Nei giorni di riposo del protocollo FAST, in che modo sarebbe corretto gestire le camminate insieme alla tonificazione? Tonificare subito dopo la camminata o posso farlo anche in due momenti diversi? Allora, di base si consiglia sempre il riscaldamento, quindi la camminata e poi il cardio e poi dopo la tonificazione. Questo deve essere, diciamo, il trend da mantenere. Ora, si possono separare, certo, si possono separare tranquillamente. Se io al mattino voglio farmi una bella camminata e poi dopo non ho più il tempo di fare la parte di tonificazione, non la faccio, magari ho il tempo la sera di farla e non ho il tempo di camminare, ok? Poi l'importante, qualsiasi cosa voi andate a fare, l'importante è che vi scaldate. Mi fa ridere perché appena non l'accarezzo più, inizia a farmi così, guarda. Certo. Sì, ti accarezzo. Quindi mi raccomando, l'importante è che quando andiamo a effettuare una qualsiasi tipo di allenamento noi ci scaldiamo bene, quindi la camminata o la parte cardio è fondamentale proprio per riscaldare tutto il corpo. Non posso abbinarli, comunque devo scaldarmi in qualche modo, almeno 5-7 minuti fatti bene li devo trovare e poi posso andare a tonificare. Diciamo che il top quindi sarebbe fare insieme cardio e poi tonificazione. Però piuttosto che niente, farli anche separati, ok? L'importante è che ti scaldi prima, nella seconda, secondo caso. Abbiamo Antonietta Russo. Ciao Matteo, io ho 58 anni. I miei muscoli si possono rassodare? Non c'è un'età, non c'è un limite d'età. Guarda, adesso non so se sei nella community Facebook, però se tu entri dentro vedi veramente che ci sono persone che si allenano di tutte le età. Tra l'altro anche con buoni risultati, ci sono delle foto, settimana scorsa chi è che aveva messo una bella foto con un bel prima e dopo? Marisa, mi sembra, 65 anni e ha avuto un bel cambiamento, ma così anche la Concetta, il braccio, l'addome, ha pubblicato la foto ieri, quindi sì, assolutamente. Il discorso di fondo, non diamo un limite, non è l'età anagrafica che fa la differenza. E proprio tutto il resto, è come facciamo le cose e come ci alimentiamo. Punto. Poi è ovvio che ci sono persone che reagiscono di più agli stimoli. A 25 anni rispondi in un modo, a 55... Però quel discorso di fondo è, posso avere dei risultati? Certo, sì. Questo sì, non c'è un'età dove non puoi averli. Se fai le cose fatte bene, i risultati li puoi avere, assolutamente. L'importante è, più si va in là con l'età, più bisogna essere precisi, gli sgarri tra virgolette sempre meno, e perché comunque ripeto, se mi sgarra una 25enne, quanto ci mette a recuperare quello sgarro? Quanto, anche solo adesso parlo di me, cioè io una volta
facevo anche il giro dell'orologio, quando comunque lavoravo nelle discoteche, facevo l'animatore, non andavo delle volte non andavo neanche a dormire, eppure riuscivo tranquillamente a sopportare, diciamo, tutta la giornata, dico quasi tranquillamente, però sto parlando di quando avevo 20-30 anni. Adesso, se non mi faccio le mie orette, è dura alzarsi e comunque sostenere la giornata attiva di allenamento. Quindi dipende proprio dal nostro modo di essere. Allora, Mariella dice, io ho bisogno di tonificare tutto il corpo. Mariella? Quella ce l'hai? Sì, beh, intanto tu rispondi. Per tonificare tutto il corpo... Protocollo FAST, tutta la vita. L'abbiamo. Si chiama così... perché ce lo siamo proprio studiati, è nostro figlio, il protocollo FAST. Flamantes Active Strong Training. Non lo troverete mai da nessuna parte, perché? Perché è la nostra esperienza. Io entro nelle palestre all'età di 14 anni, ho fatto di tutto e di più, 7 anni di arti marziali, paracadutista, e tutto quello che è attività fisica mi è sempre piaciuta, quindi ho provato di tutto e di più. E tutta questa esperienza è convogliata nel protocollo FAST, che è praticamente un protocollo di allenamento dove voi compilate un questionario, vi chiede quali sono i vostri obiettivi, dimagrire, tonificare, che cosa volete tonificare, qual è il vostro livello di allenamento, e così andrete veramente a tonificare tutto il corpo. Poi andiamo un pochino veloci. Allora, come si fa ad avere gli addominali? Beh, una domanda che abbiamo risposto indirettamente prima, quindi chiaramente alimentazione, perché chiaramente puoi fare 10.000 addominali al giorno, ma se c'è lo strato di adipe sopra, quindi prima bisognerà andare a dimagrire con l'alimentazione e con un allenamento brucia grassi mirato al dimagrimento. Dopodiché si andrà chiaramente a lavorare sull'addome con un lavoro di tonificazione. Tutto è proprio strettamente legato all'alimentazione e all'allenamento fatto bene. Esatto. Non un allenamento qualsiasi, ma deve essere un allenamento mirato al dimagrimento. Separare le due cose, si può ottenere dei risultati, certo i risultati si allungano in una maniera assurda, non sempre si hanno, cioè solo mangiare bene significa magari dimagrire, ma essere molli, flaccidi e avere comunque anche lì inestetismi assurdi, solo allenamento mangiando male si rischia di ingrassare di più, pur tonici, perché io conosco persone che hanno una muscolatura assurda sotto, però, e questo è il problema, e continuare a inserire muscolo sotto e non togliere sopra il grasso. Il problema di fondo è il grasso. Allora, a meno che non abbiate grossi problemi, però cercate di evitare il fai da te, sia con l'allenamento che con l'alimentazione. Vabbè, quello è assolutamente. Allora, Rossana, ciao belli. Allora, dopo la Brasile ritorno al FAST. Devo ricominciare dall'inizio? No, riparti da dove ti sei fermata. Poi abbiamo, allora, cosa mi consigliate, ciao Elena, per prepararmi a una gara di ginnastica artistica dopo 30 anni? Figo. Bene, sì, ci siamo sentiti per telefono, Elena, l'altro giorno, sì. Figo. Quello che stai facendo. Assolutamente, il protocollo FAST vi prepara, io adesso... Patrizia che corre. Che corre, sì. È testimone lei che è migliorata tantissimo anche solo nella corsa. Nella resistenza. E io vi faccio questo esempio, grazie al nostro portale io non mi sono mai fermato. Quando abbiamo riaperto quel mesetto, giusto? Sì. Aiutami a ricordare, c'è stato il primo lockdown, poi c'è stato un attimo di riapertura, ci hanno fatto mettere lo scotch, tutto in dispensa, hanno fatto spendere soldi, ma poi ci hanno fatto di nuovo chiudere, parte questa parentesi, in quel mesetto che abbiamo tenuto aperti i ragazzi, io ho ragazzi di tutte le età, da bambini di 6 anni fino a 20 anni, 40 anni, 60 anni. Il mio gruppo di esibizione è formato da ventenni, da 20 a 30 anni, più o meno è quella la fascia. Quando sono rientrati, testimoni loro, io quando li allenavo per i pasitos, che sono, è un termine tecnico caraibico, io andavo a 1000 all'ora e loro mi lasciavano, cioè loro dovevano fermarsi e prendere fiato, stiamo parlando di ventenni,
proprio perché il mio allenamento, io non è che mi sono allenato per i passito, mi sono allenato in maniera total body e ho la muscolatura pronta a qualsiasi cosa. Presidente. Qualsiasi cosa significa andare a nuotare, nuoterete meglio, correrete meglio, farete i salti in lungo meglio, qualsiasi cosa, perché noi abbiamo tutto il fisico preparato bene. Esatto. Allora Palma, con il fasting non ho capito come funziona, quante volte devi fare le ripetizioni durante l'allenamento? Perché io avevo cominciato ma poi non capendo ho mollato. Allora Palma, mi sa che tu non andavi nella voce allenamento ma andavi a vedere gli esercizi, la spiegazione, perché se tu segui il video dove c'è scritto allenamento, tu segui pari pari quello che fa lui, fai, sono serie da 30, da 40, da 20 secondi, da 50 e per tre volte segui lui, sì, non hai il dubbio. Invece sotto nel protocollo FAS c'è tutta una sezione con gli esercizi singoli, ma quelli sono da vedere, c'è scritto, prima dell'allenamento. Cioè se uno prima di iniziare vuole capire quali sono gli esercizi che farà, guarda i singoli esercizi, durano 10 secondi, ma sono poi gli esercizi che troveranno nel tutti video completo scaletta, dell'allenamento. Uno dietro l'altro senza prendere fiato, in poche parole. Quello ci serve per andare a vedere l'esecuzione dell'esercizio senza proprio avere il timer che ci corre dietro. Perché mi dicono, non riesco a starti dietro Matteo. Ok, vatti a vedere gli esercizi prima, cerca di capirli e poi Melania, cerca di starti c'è dietro. C'è Melania che stava rispondendo a Palma, gli spiegava delle tre serie. Palma, comunque se hai bisogno poi scrivici dopo su WhatsApp che ti confermiamo questa cosa. Poi, allora, Rosa... Dai che abbiamo ancora 5 minuti. Ciao, io vi seguo ogni tanto nelle dirette su Facebook. Per una persona di 41 anni che non ha praticamente mai fatto palestra ed è poco costante, cosa consigliate e in quanto tempo può mettersi in forma fisicamente? Vabbè, grazie mille. 41 anni sei giovane. Giovanissima. Ti sto parlando io che ne ho 44, quindi non hai nessun tipo di problema. Non mi piace quello che hai scritto. Perché hai scritto poco costante, ok? E quello è importante, quella mentalità va cambiata. Cioè se tu inizi un percorso devi cercare di essere costante. Il problema è di fondo, io guardo nel nostro portale, va bene nel senso che siamo fortunati, vuoi perché probabilmente noi cerchiamo di trasferire bene la nostra passione, di far capire cosa intendiamo per allenamento e non sono tante che hanno questo problema di poca costanza. Il problema è questo, l'allenamento deve essere stile di vita, quindi no, tu per vivere ci vuole un po' per farlo diventare uno stile di vita. Non puoi essere incostante per vivere, vivi, punto. E l'allenamento deve essere così, cioè deve far parte della tua vita, punto. Non c'è, io dico se piuttosto, quando ho l'imprevisto, io sposto l'allenamento, ma non lo salto. Perché è importante entrare in quel trend lì, cascasse il mondo io mi alleno, a costo di farlo prima di andare a letto, perché faticherò all'inizio, una, due, tre volte, poi mi diventa naturale. E anzi, io fantastico. Non riesco a farne meno. Io in sto periodo che mi ha detto il medico di star tranquillo, chiedele, sono nervoso, perché ho bisogno di allenarmi, non vedo l'ora, ogni tanto mi metto lì, cerco di fare qualcosa, poi mi viene una crisi di tosse, vabbè lasciamo stare. Perché quando sei abituato così, dopo, stai male se fai il contrario. Deve diventare così. Devi trovare anche quel qualcosa che ti piace. Ovviamente. E poi chiaramente quando inizi a vedere che stai meglio, non solo fisicamente ma anche mentalmente, vedrai che poi è più facile essere costante. Anche perché, parliamoci chiaro, se tu mi dici il corso tutti i mercoledì alle 7, può succedere che ti capita quell'imprevisto e tu alle 7 non ci puoi andare, ma nel momento in cui lo puoi fare, qualsiasi in casa momento, tua, qualsiasi giorno, qualsiasi orario, capisci che poi diventa più una Abbiamo già tolto quel problema lì, quindi qui si tratta di non ho voglia. Le persone che sono iscritte al portale e non si allenano o perché hanno avuto un imprevisto o perché non hanno voglia. Quel giorno lì toccano il divano e vince il divano. Ecco, non deve succedere quello. Dovete vincere voi mentalmente, con l'impegno preso. È fondamentale questo, assolutamente. Poi, e appunto, non esiste, ci terrei, non esiste testa che non può essere condizionata in maniera positiva. Quindi si tratta proprio di come ragionate, di quella vocina che avete, che abbiamo tutti dentro, se riusciamo a zittirla e renderla positiva per noi, del tipo dai forza che ce la fai, fatevi complimenti quando vi allenate. Fate proprio così, vi toccate la spalla e vi fate i complimenti, non è necessario che ce li fanno gli altri, facciamoceli noi stessi,
ma quelli reali, che figo, ce l'ho fatta, ho fatto questo esercizio, l'ho portato a termine, sono la persona più felice del mondo, è questo lo stimolo che dovete avere. Ma comunque dare. Se vuoi iniziare e non sai dove iniziare, scrivici in privato, ti diremo cosa puoi fare, cosa non puoi fare, no, però ti diamo le varie opzioni e in base anche ai tuoi gusti ti consigliamo cosa fare. Ad esempio oggi ci ha scritto una signora che le piace faceva step, faceva zumba, eccetera, guarda, facciamo in modo... Chiaramente non puoi fare solo quello, visto che comunque c'era un peso abbastanza importante da andare a diminuire. Ho detto, guarda, la mettiamo Zumba, però chiaramente non si può fare solo quello. Quindi poi ti darà lui consigli su da dove partire. L'importante è che iniziamo con decisione, mi raccomando. Poi chiedevano, quante settimane, quanti livelli nel fast? Ogni livello sono 5 settimane, vanno ad aumentare. C'è chi ha scritto ci sono 7 livelli. No. Questo finché campa vi farà livelli. Allora, il discorso è, ovviamente andrò sempre a modificare, sempre a variare i livelli, sempre a variare le intensità, ma non parlerei di stile di vita se non fosse infinito. Quindi, se non ci sarò più io, tra virgolette, ci sarà qualcun altro, ma bisogna andare avanti. Melania, troppo avanti. Il fast è composto da 5 settimane per passare a un altro livello. Livelli non si sa quanti ce ne sono. Matteo disse sono infiniti. Troppo avanti. Vabbè, Palma, penso che abbiamo già risposto alla tua domanda, quella che dicevi come integrare gli altri allenamenti con il fast. Abbiamo già risposto, magari poi riguarda il video, ma mi sembra che ci sei in diretta. Poi, allora, andiamo a vedere... Luana Satta. Ciao Luana, allora, ciao bellissimo, visto che avete aggiunto un nuovo pacchetto abbonamento alimentazione più fitness, io avendo rinnovato l'abbonamento premium appena poco fa e ho fatto l'annuale, non mi conviene cambiare, per poter avere l'aggiunta dell'alimentazione come in quell'allenamento mi tocca prenderlo separato? No, allora, non ti preoccupare, visto che comunque ci scriviamo in privato. Esatto, è un'offerta che è uscita dopo, quella dell'All Inclusive. Scrivici in privato. Basta. Vuole le coccole. E niente, ti mettiamo in contatto con Lucrezia e avrai anche tu il pacchetto scontato. Sempre scontato con lo stesso trattamento. Anzi, noi proprio a quelli che hanno creduto in noi fin dall'inizio abbiamo proprio il cuore dalla parte nostra. Poi Mary Franceschelli, ciao Mary, io devo ancora vedere e capire come fare per allenarmi con voi. Allora inizia a entrare nella nostra community Facebook, magari scrivici, gli mandiamo il link. Esatto. Poi come funziona? Puoi provare comunque degli allenamenti, abbiamo la nostra pagina per poter provare la piattaforma, in modo che capisci come, se ti piacciono gli allenamenti. Il martedì sera di solito a quest'ora facciamo una diretta in cui ci si può allenare con noi. Adesso oggi è andata così, speriamo martedì prossimo di essere attivi. Assolutamente. Altrimenti con il portale ti puoi allenare senza vincoli di orari, quando vuoi, dove vuoi, eccetera. Certo, l'allenamento tra virgolette gratuito serve solo semplicemente per capire la tipologia. Esatto. Non ti aiuta a livello di risultati, lo puoi fare anche 1000 volte, ma bisogna variare, bisogna proprio costruire una tipologia di allenamento. Manuela dice, e chi non deve più perdere peso? Mantieni il tuo range calorico giornaliero stabile, che ne so, 1700 calorie al giorno, ti alleni per mantenere il fisico tonico e stai dentro a quel trend. E allora, non dimagrisci e non ingrassi. Ciao Antonella, allora io una cosa che non ho capito, io sto facendo fast terzo livello, ma quando posso fare una lezione power tone per bruciare grassi? Allora no, il power tone è tonificazione, Antonella, il fast è bruciagrassi, quindi continua a fare lunedì e venerdì fai il fast, mercoledì puoi sostituirlo con power tone che però è tonificazione, Allora, Ilaria, eccomi, scusate il ritardo. Ciao Ilaria, abbiamo già risposto alla tua domanda, tanto poi questa diretta resta pubblicata, quindi puoi andare a vederla. Ok, poi andiamo a vedere. Non capisco perché quando clicco per vedere tutto il messaggio va via. Va via, sì. Ok, c'è Mary che sta messaggiando con Melania. Per entrare, per iniziare devo scaricare qualcosa, vorrei poter fare qualche allenamento per provare. Dopo ti mando il link, Mary, così puoi provare qualcosa con noi. Allora, scrivi a Matteo, ti mando i video. Direi che ci siamo, sai che il tempo è pazzesco? Dai, anche se non ci siamo allenati, guarda che ore sono. Un'ora è passata. Allora, fantastico. No, c'era un messaggio che volevo leggere ma è andato via. Che tra l'altro è una persona che non conosco, quindi volevo risponderle. Gli scriveremo.
Ah, ok. Allora, questa è una domanda un po' tecnica che andrebbe fatta più a Lucrezia. Allora, dato che con la pandemia ci muoviamo il minimo indispensabile, giusto per fare gli esercizi, suggerisci per dimagrire dai 3 ai 5 kg di togliere o ridurre i carbo? No. Allora, beh, questo discorso con Lucrezia l'abbiamo fatto tantissime volte, ma non solo nelle varie dirette, ma anche tra di noi. C'è questa c'è proprio Demonizzazione dei demonizzazione dei carboidrati. carboidrati. I carboidrati vanno mantenuti nell'arco di una giornata, ci devono essere, quindi non vanno eliminati assolutamente. Devono essere mangiati con la giusta dose. Questo ti deve fare Lucrezia un piano su misura, se non sai qual è, diciamo, il fabbisogno giornaliero di carbo, più o meno la percentuale era. 40% giornaliero, 40 carboidrati, 30% proteine, 30% È un grassi. po' più memoria di me. Il discorso di fondo, non eliminate niente. Il cibo sano, punto, e va messo Non bene. bisogna esagerare, chiaramente, perché se vi scofanate 150 grammi di pasta a pranzo e 150 la sera, però mantenendo le dosi, che possono essere i canonici 80 grammi di Poi, pasta. questo è il mio modo di vedere, se voi volete concentrare in un singolo pasto tutti i carbo della giornata, poi che ne so, a pranzo i carbo e alla sera e cena proteine piuttosto che, per carità, non è il top se parliamo con Lucrezia, per esempio, ma sempre meglio che Esagerare o saltarli. saltare, sì. Ecco, questo Anche sì. perché considerate che poi molto spesso si arriva veramente a vivere di verdura e si blocca il metabolismo. E appena poi veramente mangiate 80 grammi di pasta, lievitate perché avete Esatto. bloccato il Io metabolismo. conosco persone che mangiano insalatina tutti i giorni e ingrassano. Esatto, quindi attenzione perché È poi. pericoloso, quello è veramente pericoloso. Non Questa fate, domanda. fai da te, perché se avete dei dubbi, piuttosto anche solo una consulenza, fatela e toglietevi i dubbi. Allora, Luana, che tra l'altro è la nostra iscritta, allora io dovrei sottopormi ad amminoplastica per diastasi e pelle in eccesso causa gravidanze. Ho visto molte foto, boh, non riesco a capire, beh, pance rassodarsi, intendo pance con prolassi di pelle. È possibile ottenere questo risultato senza dover fare un intervento? Fino a un certo punto sì, dipende proprio da Dipende. quanta entità di pelle c'è in eccesso. Fino a un certo E punto comunque sì, anche dall'elasticità della della tua pelle di pelle. ognuno di noi, perché io comunque essere rientrata, voi non avete penso mai visto una mia foto, ero Magari la incinta, mettiamo ma io 20 kg. avevo una pancia che mi chiedevano tutti se aspettassi i gemelli. Però fortuna, non lo so, allenamento da una vita, elasticità della pelle, a me è rientrata tutta, cioè è rimasta molle per un Di po', ma poi è solito rientrata. questa problematica ce l'hanno quelle ragazze che già prima diciamo, della gravidanza sono già in sovrappeso. In più il bambino e la pelle che era già comunque tirata Tirata. prima va ulteriormente a tirarsi e lì è difficile. Allora, impossibile non c'è niente, dipende sempre da quanta pelle c'è in eccesso. Esatto, poi chiaramente bisogna provare, allenarsi per un annetto, direi, e dopodiché tirare le somme. Ora, per carità, se il medico ti ha consigliato di farla, Anche perché magari c'è una diastasi, mi sembra di aver vuol letto. dire che bisogna farla, cioè assolutamente non mi metterei mai contro la decisione di un medico. Avrà valutato e di solito un medico già ti sa, uno specializzato, già ti sa consigliare, gli dice tu puoi arrivare fino qui, poi da qui in poi dobbiamo operare, cioè questo è un po' il senso. Evitarlo se l'entità è grossa non si può evitare. Esatto, dipende poi appunto da ogni caso. Quante calorie si perdono in un allenamento del protocollo FAST? E anche lì è soggettivo, però Soggettivo dalle 350 in quasi sempre. media, sì, esatto. Poi c'è chi ne ha persi anche 400 e oltre, e c'è chi ne ha persi 300. Quella differenza la fate voi. Quanto vi impegnate nel fare le cose? E poi l'altra è il grado di allenamento. Ecco perché il protocollo FAST è studiato per andare a aumentare, perché aumentando la nostra resistenza diminuisce il dispendio energetico. Allora, quindi se per perdere, Luana sempre, se per perdere 500 grammi a settimana bisogna bruciare 500 calorie, bruciando in media 300 calorie, ad allenamento mi conviene togliere 200
calorie dalla dieta, giusto? Non fare da te, però la logica è proprio quella, la logica dei numeri è andare, se ne devo perdere 5, se ne devo togliere 500 calorie, tolgo 250 dal cibo e 250 cerco di toglierli dall'allenamento. Partendo dal presupposto che ogni singolo workout completo nostro fatto bene ne toglie 350, quindi poi, volendo puoi anche toglierne di meno di cibo. Come diciamo noi, i chili veramente sono un indice veramente senza senso, specialmente la bilancia a noi non ci serve. Io perché vi faccio prendere le misure e vi faccio fare le foto? Vi dico anche, non fatemele vedere, non importa, tenetele per voi perché il riscontro a livello visivo è impagabile. Mi è capitato che mi hanno scritto, Matteo, ho preso un chilo, Poi però, andando a vedere le foto, andando a riprendere le misure, aveva perso centimetri. Perché? Perché la massa muscolare pesa di più del grasso. Beh, come Silvia, ha perso 26 kg e all'inizio però non perdeva peso, perdeva solo centimetri. È normale, ogni corpo in quel caso lì stava sostituendo la massa magra con la massa grassa. Esatto. Allora, Fabiana, vi seguo già da un po', vorrei sapere se gli allenamenti sono alla portata di tutti. Io sono fuori allenamento, vorrei iniziare un percorso, ma non sono sicura di riuscire a seguirvi. Certo, il protocollo FAST è studiato proprio per quello. In più, abbiamo anche Area Liberty e altri esercizi, ma principalmente col protocollo FAST si parte dal primo livello. Se in base allo schedario delle domande metterai che se metti che sei già allenato, ovviamente parti dal secondo livello, ma lo scopo è proprio gradualmente accompagnarti proprio a braccetto. Poi ad esempio per chi proprio non è allenato, noi consigliamo di solito di partire con l'Area Liberty perché non è un'alta intensità, quindi livello è sempre più tranquillo, ci sono le pause un pochino più lunghe, se non siete allenati vi fermate a due serie anziché tre. Potete iniziare magari con 15 minuti al giorno, quindi col fast partite subito con 30 minuti, anche se siete un livello base. Con l'Area Liberty dite, vabbè, iniziamo piano, che ne so, facciamo un riscaldamento, un cardio e una tonificazione. Boh, in 20 minuti avete fatto tutto. Certo. E poi piano piano si va ad aumentare, quindi l'importante è avere voglia e poi piano piano si aumenta. Cioè non esiste, non è alla mia portata, no, perché se ci sono comunque persone di 60-65 anni che lo fanno e che ci danno dentro di brutto. Che fregano pure me, nel senso che dicono come fanno? Certo, quindi certo. si può fare, tranquilla, poi ti scriviamo. L'importante non è, e infatti noi quando vi diciamo queste cose, perché ci teniamo piuttosto di far ripartire con calma e andare gradualmente a aumentare gli esercizi, piuttosto che partire subito a botta, a mille, al di là del fatto che si potrebbe avere dei dolori ulteriori, ma è proprio, io ne ho visti tanti partire a mille, super convinti, un mese e mezzo, e poi si perdono. Piuttosto preferisco che vi abituate nel nuovo stile di vita, e continuerò sempre a dirlo, deve essere uno stile di vita, con calma metto un po' di più ogni volta, fino a quando proprio diventa una prassi, piuttosto che partire a mille e poi abbandonare dopo un mese. Allora, grazie Francesca per la tua testimonianza, dice, io con delle protesi zona lombare e sacrale sono riuscita, grazie a voi, protesi penso che siano protrusioni, vabbè, grazie a voi e Pilates ad alleviare tanto il mio dolore e sono contenta perché ho perso 3 kg, quindi grande Franci. Il discorso è proprio quello, cioè evitare, adesso stiamo parlando di fitness, ciao Lina, stiamo parlando di fitness, ma evitare non è mai una cosa buona, prenderla con le giuste tempistiche, con le giuste velocità e cercare di superare quegli scogli è, secondo me, la soluzione migliore. Quindi, ho problemi della cervicale, non evito gli esercizi della cervicale, perché andiamo sempre. Ho problemi o dolori lombari, non evito gli esercizi. Katia, escludendo i salti nel protocollo FAST, l'intensità agilità viene penalizzata pesantemente? No, assolutamente. Viene leggermente penalizzata, però andiamo a preservare in questo caso spesso e volentieri. Sì, magari c'è un minor dispendio calorico togliendo i salti, magari si brucia un po' meno di calorie. Però capisci che in questo caso parliamo di persone che quando tolgono i salti è perché hanno delle problematiche principalmente alle ginocchia. Sì. E se io mi baso su quello, fanno già tantissimo. Sì,
E questo è il discorso, per quello ho detto no, perché io mi baso sulla vostra tipologia di fisico e sulla vostra problematica. Di conseguenza non più di tanto, cioè l'allenamento è sempre strong, questo è il senso. Denise, allenamento brucia grassi, intendete il cardio total body per esempio? Allora Denise, come allenamento brucia grassi intendiamo principalmente il fast, perché il fast è studiato in modo da alternare alta intensità con bassa intensità. Battito cardiaco, per spiegarci meglio. Quando si fa il classico cardio, che può essere il cardio ballato, il cardio total body, la corsa, l'intensità è sempre uguale, quindi quello non è l'allenamento alta intensità che intendiamo noi. Se io corro senza sbalzi, quindi la classica corsa che vediamo in giro, ecco, facciamo così, mi ci va prima di iniziare a toccare i grassi, mi ci va un'ora con quella capacità lì. Cioè io se vado a velocità 5 e mantengo quella velocità di corsa, prima di andare a toccare, brucio tutti gli zuccheri, e prima di andare a toccare i grassi devo almeno correre per un'ora, come minimo, questo è il senso. Ora, riesco ad accorciare tantissimo questa curva andando a fare gli scatti. Se io faccio mezz'ora, scatto, poi cammino, poi scatto, poi cammino, poi scatto, lì stimolo tantissimo il metabolismo, alzo i battiti del cuore, che il corpo e l'organismo deve per forza riportare nel regime, okay. E questo sbalzo di tempo, e questo sbalzo fa sì proprio che va a stimolare il brucia grassi. Questa è la grande differenza. Spero di essermi spiegato bene. Ah, Silvia, il vostro allenamento migliora anche la resistenza per fare l'amore. Ah, beh. Anche quella è resistenza. Assolutamente. Sono contento. Qui mi aspetto qualche parola di mariti, qualche grazia, dai. Visto che ti odiano i mariti. Ogni tanto provano e mi insultano anche loro, capito? Ciao Anna, è arrivata Anna, Maria, anche stasera è molto interessante, che bello vedervi in ciabatte. Come ci migliora anche l'umore allenarsi con voi. Grazie Silvia, dai, direi che... Che ci siamo? Ivana, quante volte a settimana è giusto allenarsi? Almeno 3, Ivana. È almeno 3 e allenarsi tutti i giorni non va bene, dipende. Emanuela ha risposto almeno 3, dipende, nel senso che se lo vuoi chiamare, noi lo chiamiamo recupero attivo, se quello lo vuoi chiamare allenamento tutti i giorni, però l'allenamento intenso deve essere intervallato, quindi lunedì, mercoledì e venerdì. Non scrivete più domande perché sennò veramente abbiamo i bambini che devo ancora preparargli la cena. Veronica, come bruciare grassi sulle cosce? Aspetta, scrivete, ma vi rispondiamo magari dopo. Scritto. Questo. Come bruciare grassi sulle cosce, l'abbiamo già detto, quindi allenamento brucia grassi e poi tonificazione gambe glutei, quindi non esiste però un esercizio che faccia dimagrire solo le gambe. Partite sempre da un presupposto, prima total body, poi cos'hai? Posso andare a colpire quella particolarità del mio corpo che non mi piace. Che cos'ho? Tosse. Principalmente tosse se ho avuto... Non siamo molto in forma, nessuno dei due. Ho avuto qualche linea di febbre che poi ha avuto anche lei. E però stiamo il problema... abbastanza bene, tranquilli. No, io oggi ho detto mannaggia... Sì, fa, ma andiamo, la facciamo. Gli ho detto no. Dai, all'ultima facciamo. Il problema è che io, per esempio, adesso è tutta l'ora che non ho dato un colpo di tosse, ma se inizio a muovermi, inizio a alzare un po' il respiro, inizia la crisi di tosse e non è bello che... Doversi fermare. No, poi se il dottore ci dice state fermi, noi siamo fermi. Antonella, che ha appena fatto il pacchetto l'inclusive, allora io ho iniziato sabato la dieta di Lucrezia, i primi due giorni ho fatto fatica, ma adesso mi sto abituando. Devo dire che ho scoperto nuove ricette che sono fantastiche. Sì, perché comunque seguire un'alimentazione sana ed equilibrata non vuol dire dover mangiare sempre le stesse cose e fare la fame, no. Anzi, poi Lucrezia è molto fantasiosa, anzi ci piace proprio per quello. Molte volte se ci facciamo la dieta noi iniziamo a non mangiare più niente, facciamo solo casini. Tre poi... cose, quattro cose in croce, non di più. Invece quante ci scrivono, non mangio, più di, mangio prima. Più di prima, non pensavo si potesse mangiare così tanto. Perché se mangi le cose giuste, si mangia ragazzi, non è che non si mangia, si mangia. Abbinate bene, guarda.
Allora, dai ragazzi, vi direi che vi rispondiamo. Ci siamo? Sì, dai, ceniamo, visto che c'è ancora qualcosa, ma... Non ho detto ceniamo, ho detto ci siamo. E cosa ho detto io? Ceniamo. Ceniamo, ragazzi, inizia del fame, inizia del fame. No, dai, comunque è stato bello perché abbiamo sempre poco... Ci voleva. Per carità, quando ci sono dei dubbi... Noi rispondiamo sempre. Vedete, su WhatsApp, su Messenger, noi ci siamo sempre. È stato bello. Dai, assolutamente. E allora, noi martedì prossimo, ciao Stefano, ci saluta Stefano Lanza. Ciao Ste. Martedì prossimo dovremo fare una bella live ballata di dance fitness, quindi non mancate martedì prossimo. Comunque domani vi mandiamo un'email con tutta la programmazione della settimana e del mese, chiaramente. Guardami. Speriamo, dai, quindi... Nel caso ci inventiamo qualcosa per martedì prossimo, ma io oggi sto già, cioè, sto bene. Tu stai bene, sì. È già qualche giorno, siamo positivi. Non è bello il soffrire e dire siamo positivi. È vero. Cerchiamo di mantenere l'umore alto. Come dovete fare tutti voi. Esatto. Mi raccomando, Però questo mese vi svelo un pochino che cosa ci sarà. Allora, martedì prossimo abbiamo la diretta di Dance Fitness. Poi faremo anche questo mese una diretta di Caraibico. Magari facciamo una lezioncina di salsa, visto che ne abbiamo fatte due di baciata. Quindi una live di Caraibico. Ci sarà una live con la nutrizionista. Ci sarà una Zoom per gli iscritti di Power Tone, dove interagiamo, vi vediamo, vi ascoltiamo. E lì è bellissimo, mi diverto un matto. Ci sarà un'altra live con gli elastici, visto che vi è piaciuto tantissimo quell'allenamento. E ci sarà un'altra masterclass a fine gennaio. Fantastica! Ci stiamo studiando un'altra masterclass un po' particolare. È già tutta qua. Esatto, quindi stay tuned, come si dice, state sintonizzati perché ci sono tante novità. E grazie per essere stati con noi questa sera. Come concludiamo? Ricordando che non fa male. Non fa male. Tutta salute. Ciao un ragazzi. Bacione, ciao a tutti. Ciao. Ciao.